mi faccia dire qualcosa. Ecco, quando ha smesso di ridere parto. Mi dia il via. È come se io, che dai 13 anni ai 17 frequentai il collegio Don Bosco, dove c'erano 800 preti, adesso che ho 68 anni tiri fuori che mi hanno palpeggiato. Non è credibile. Avrei dovuto tirarlo fuori prima. Non è successo, lo premetto che non è successo niente. Quindi queste signore che dopo anni scoprono di essere state toccate o costrette a darsi per avere privilegi, non mi convince. Oltretutto c'è da dire una cosa, che la legge adesso, le leggi a favore delle donne sono anche pericolose, perché se io in maniera bonaria, confidenziale, batto una mano sulla spalla a una donna che viene qui a mangiare qualcosa e questo no. Dico, Eila, come va? Io sono possibile, posso essere denunciato. L'altro giorno in questo stesso rifugio c'erano tre donne con le quali ebbi un battibecco, perché io temo le donne, perché sono forti, è inutile che la meniate, che sono il sesso debole, hanno comandato il pianeta, accidenti a voi. Allora io qui ebbi un battibecco in questo rifugio. Se una di queste donne avesse detto Corona mi ha palpato e le altre due erano testimoni, erano fregate o ero fregato o no io? Pur avendo però, tenuto le mani in tasca, però io... rispondetemi. Allora, sì, allora io non Corona, chiedere, non Corona, no, mi permetto non semplicemente proprio, di dire, rispetto, è anche corretto, però, è anche corretto dubitare vita, della... Lei, vita lei. No, io vedo, no, cioè no, in questo momento, cioè, lei è un maleducato, a mi dispiace dirlo, perché venga, lei zitta a me non me lo dice, bla, io bla, sto bla, solo politici. Dicendo, sto solo dicendo, bla, bla, e glielo dico con grande... Lei non ha mai fatto nulla, guardi, io... Hai fatto solo allora, questo... Non è senta, vero. No, Corona, è che la scortesia bla bla bla, qualifica. Gli italiani la scortesia, la sua scortesia la qualifica, dopodiché proverò ad ignorarla. Ma stiamo attenti a non far passare il messaggio. Io sono scortese, che sia sempre ed esclusivamente così facile denunciare. Noi abbiamo ragazze, donne che vivono in fragilità, in situazioni particolari. Dove far passare il messaggio che vuole. Esiste la possibilità Grazie immediata, che per tutti è semplice, che ci siano gli strumenti certo. anche personali di farlo, rischiamo di fare un danno alle donne e a quelle più fragili. Corona, Corona, torno Siamo da lei, attenti. La questione è questa, giusto anche Dai. Dubitare del Mi fatto che certe denunce siano tardive, però è anche vero che spesso nel mondo del lavoro il potere viene esercitato dagli uomini anche nella forma di attenzioni talvolta sgradevoli, Non riconosce questo Corona? Sono gli uomini gli schiavi, non mi dica fesserie lei, conduttore. Ha ragione, allora, io guardi, sono d'accordo con Corona. Se la e allora, stiamo creando un processo alle donne quando no, molto spesso no, sono no. vittime. Io devo andare in pubblicità, ringrazio Simona Malpezzi, Daniela Santanchè, Mauro Corona e Sebastiano Barigioni. Dobbiamo lasciarci, ma restate con noi. Dopo il break, l'aria che ti restate sulle strade.